Un appuntamento giunto oramai alla sua sesta edizione che a Madesimo ha trovato da anni un punto di riferimento. È il Kresenski Rodnik, la celebrazione del battesimo ortodosso, un'epifania celebrata nelle acque gelate del laghetto della Sorgente, così come avvenne il battesimo di Gesù tra le acque del fiume Giordano. Ieri erano in tanti, più di 50 i presenti all'evento che da anni mette assieme persone di nazionalità russa, ucraina, bielorussa, rumena, moldava e che in un periodo storico come quello attuale fu funestato dal conflitto russo-ucraino, del quale tra pochi giorni ricorrerà il tragico primo anniversario, assume un ruolo molto più che puramente emblematico. Un simbolo di concordia, di unità, un invito a meglio considerare valori come quello della fratellanza, della tolleranza e della misericordia. A presiedere la suggestiva funzione religiosa, iniziata nel pomeriggio e terminata a tarda notte, il reverendo padre Alexei Carpineanu, della Chiesa Ortodossa di Como, Patriarcato di Mosca. Uno di noi, delle persone, di avere il cuore puro, e non fare del nostro cuore un campo di battaglia, però di lasciare la gioia nei nostri cuori, la pace e l'amore, l'armonia. Posso dire con grande soddisfazione che abbiamo avuto oltre una cinquantina di partecipanti provenienti da zone anche con sofferenza, tra le quali l'Ucraina, ci sono dei russi, dei bielorussi, dei kazaki, dei moldavi, degli italiani, che tutti insieme, dei rumeni, che tutti insieme abbiamo comunque celebrato questo momento particolare per la fede cristiana. Presente alle celebrazioni del Kresenski Rodnik anche lo scrittore Nikolaj Lilin. È un'importante manifestazione, importante iniziativa, soprattutto in questo momento travagliato in cui il mondo cristiano e il mondo ortodosso è sotto attacco delle forze che io non potrei definire che forze demoniache. Vedere come le persone sono unite sotto la guida di cristianesimo, sotto la guida della nostra religione, delle nostre tradizioni. È bello vedere che gli ucraini, i bielorussi, i russi, gli italiani e le persone appartenenti alle altre culture, alle altre etnie si uniscono per condividere questo grande momento di gioia, perché il battesimo di Cristo per noi cristiani è uno dei momenti più importanti